vi ero preparato tutte le cose, ovviamente avete già detto tutto voi. E, niente, io faccio parte dello sportello salute di Moncalieri e Carmagnola, che sono nati con l'intento di informare i lavoratori, i pensionati, gli ex lavoratori, sulle possibilità che hanno di farsi di rivalersi in caso di malattia professionale e infortuni, eccetera, eccetera. Siamo un primo contatto con la popolazione, chiamiamola così, per dare tutte le informazioni possibili per, se ci fossero le condizioni, per avviare un iter di riconoscimento della malattia professionale, sia per lavoratori che attualmente sono ancora occupati, che quelli che sono andati in pensione ma hanno accusato dopo un certo numero di anni di amianto problematiche sanitarie. Noi abbiamo deciso di dire una cosa, che le malattie professionali sono in tutti i campi, in tutte le categorie. Noi abbiamo a che fare con artigiani, con lavoratori dipendenti della grande industria, della piccola industria, della sanità, ultimamente molti della distribuzione. E abbiamo suddiviso in quattro grandi categorie per cercare di organizzare un po' come lavoro. Abbiamo l'ipoacusia, che sono quelli che sono esposti ai rumori, nelle grandi acciaierie, queste cose qua. Secondo, la posizione dei movimenti ripetute relative al distretto muscolo scheletrico, che sono i movimenti ripetuti, eccetera, eccetera. Terzo, silicosi, asbestosi e broncopneumopatie, che sono esposizione all'amianto e alle polveri irritanti, e anche i tumori di varia natura con esposizione a sostanze chimiche e radiazioni. Queste, per cominciare, anche se ultimamente abbiamo visto che si stanno presentando nuove malattie, pare che da studi recenti sia la SLA che l'Alzheimer potrebbero essere anche riconducibili all'esposizione lavorativa all'alluminio, ai pesticidi e ad altre sostanze. Però ovviamente è tutto da provare, perché è tutto solo in fase embrionale. Allora, noi come funziona lo sportello salute? Chi si presenta da noi solitamente non ha idea di come muoversi, e perché non c'è, come si diceva prima, non c'è l'informazione anche esatta di come ci si deve comportare. Tante persone non hanno neanche idea del fatto che possono farsi rivalere per queste situazioni. Infatti la statistica che si faceva prima, sì, danno dei numeri, di linea, danno dei numeri, ma secondo me sono dei numeri un po' riduttivi, perché tante persone non avviano la pratica di infortunio perché il datore di lavoro dice stai a casa, tagliati un giorno di ferie, malattia. E così pure le malattie professionali, perché tanti ti fanno lavorare con delle sostanze schifosissime, eccetera, però non ti dicono guarda che quello lì se ne usi tanto ti ammazza. Quindi prima di avere la possibilità di fare, come dire, al lavoratore che si presenta da noi, dicevo, chiediamo alcune informazioni, ma chiediamo anche determinate. Abbiamo determinate richieste che sono ovviamente quelle di identità, codici fiscali, queste cose qua, e poi in particolare la sua situazione sanitaria con cartelle cliniche prevalentemente di cure o effettuate presso enti pubblici. Le visite mediche private non è che non vengano accettate, ma l'INAIL le guarda un po', tende a scartarle prevalentemente. Un'altra cosa che noi chiediamo, se si può, grazie anche alle lotte di cui si parlava prima, se si può
possono procurarsi la certificazione sanitaria aziendale, dove c'è tutta la vita lavorativa con esposizioni, anche se anche di, essendo il medico competente quello che la scrive, ti scrive qualunque cosa, tranne quello che effettivamente fai, ti danno le prescrizioni dove non devi sollevare tocchini o non devi stare esposto a determinate sostanze, ma il tuo capo reparto, capo squadra ti ci può, ti mette senza problemi. Però è una cosa che poi serve ad arrivare a preparare una domanda in maniera più completa possibile. Un'altra cosa che è molto importante, ed è una cosa che soprattutto i lavoratori dovrebbero cominciare a fare anche se non hanno la malattia professionale, è quella di mantenere una descrizione dettagliata di tutte le attività che fanno, di quali movimenti fanno, di quali sostanze fanno, usano, di quanto tempo di esposizione hanno a determinate sostanze. Incidono anche i carichi individuali, perché ovviamente c'è quello che fa più sforzi o meno, le condizioni mentali, se ci sono gli impianti di respirazione piuttosto che il riscaldamento, eccetera eccetera. Poi come viene effettuata la lavorazione, quindi quali movimenti, su quale macchinario lavori, in che postazione, se sei eretto, se la turnazione, e poi eventualmente anche se si hanno conoscenze di le stesse patologie nei propri colleghi di lavoro. Quindi quando cominci a avere 3-4 persone con lo stesso problema di salute, cominci a dire qualcosa che non va. Io sono uno di... Un diario, ma bisogna tenerlo di conto. Io capisco che sembrano stupidaggini, ma io sono uno di quelli che, di cui parlavo lui prima, dei beneficiati delle malattie dell'esposizione all'amianto. Beneficiati si fa per dire. Lo era anche mio fratello, ma l'abbiamo sepolto qualche tempo fa. Lavoravamo nella stessa azienda, una fonderia. Io quando sono entrato in quella ditta vedevo che spaccavano della roba, fogli di cartone, e li mettevano sopra i forni, noi colavamo l'alluminio, li mettevano lì per tenere caldo, per scaldare i forni o per tenere in caldo il materiale. Nessuno mi ha mai detto che quello era amianto. Quindi bisogna anche essere in grado di cercare di capire che cosa ci fanno fare e che cosa ci fanno usare. Guardare sulle confezioni dei vari prodotti, anche se c'è solo X irritante, facciamoci, adesso dobbiamo tutti i telefoni, facciamoci la conserviamola, non si sa mai. Poi spero che non vi serva. Posso interrompere? Prego. Nelle aziende, adesso tu lo saprai benissimo, ci sono le schede tecniche, possono essere richieste da qualunque lavoratore. Sì. Cioè, per sapere, scusi, ti interrompo, no, certo. Per sapere appunto cosa sta usando, se eventualmente chi è addetto, esatto, chi è addetto a questa diciamo, chi è addetto a questo compito, l'azienda, l'RSVP, se per caso ti trattasse delle grandi o quant'altro, puoi andare dall'RLS, accompagnato dalle re e andare a verificare effettivamente, o va lui di persona all'RLS a verificare. Questo è santo, io faccio l'esempio sempre dell'azienda dove lavoravo io, dove eravamo una volta eravamo 5.000, adesso sono 800, e già questa notizia è venuta, perché di due fabbriche ne ho fatta una, poi sempre. Attualmente l'azienda, solo da poco, è rientrata la FIOM all'interno dell'azienda. Prima l'hanno scartata perché è un'azienda del gruppo Fiat, che voleva molto bene alla FIOM. Cos'è successo? Chi è rimasto ha firmato qualunque cosa, anche sulla carta del pane, come si dice. Perché no. Ora si sta riprendendo un po' questo tipo di iter, per cercare di proteggere i lavoratori, ma non è detto che si riesca, perché sono su 800 lavoratori, adesso ci sono, mi pare, 3 RSU e 2 RLS della FIOM, tutti gli altri sono contro, non dico altro.
E anche nella Fiola c'è chi pensa di fare, chi fa sindacato, cerca di fare sindacato per se stesso. Comunque, dicevo, io nello sportello salute ho cominciato anche perché appunto interessato, già io sono un ex RLS, per cui io quelle cose lì, a parte che mi hanno sempre ostacolato in tutte le maniere, vabbè, io ne ho fatto anche qualche casino, però quello che è brutto è che tu cerchi di far valere i tuoi diritti e non puoi, a parte che si insolve il lavoratore, il sindacato lo fa, anche perché il lavoratore appena può sì. Esatto. Seconda cosa, sì. Il sindacato rappresenta sì e no, 30% del lavoratore. A livello impiegatizio non la rappresenta nessuno. Mosche bianche che a volte in certe organizzazioni sindacali il direttore porta la nomina alla segretaria dell'altro sindacato, mi di questo in lista perché così ce lo sistemiamo. Quindi abbiamo a che fare anche con queste cose. Tornando allo sportello salute, noi cominciamo con, come dicevo, a fare un'analisi della situazione lavorativa del lavoratore, cercando di evidenziare tutta la sua carriera lavorativa. Infatti vi chiediamo anche o il libretto di lavoro, che ce l'ha ancora, oppure la certificazione IMSS contributiva, quindi perché lì appaiono anche tutte le aziende. In base a questo si fa per ogni attività svolta una anamnesi lavorativa, cioè cosa facevi, come ti comportavi, che orari facevi. Poi, una volta elaborato il tutto, allegato le certificazioni mediche, tutte burocratiche, eccetera, eccetera, la diamo al patronato. Il patronato avvia la malattia professionale. Di queste malattie professionali, noi abbiamo mediamente, come si diceva prima, un 30% di. Un 30% di accoglimento non in prima istanza, perché è il primo colpo di libero è in corso, eccetera. Però fortunatamente abbiamo trovato un paio di avvocati e anche dei medici che sono nella nostra, io parlo della provincia di Torino, non so come funzioni qua in provincia di Cuneo o a Milano. Scusa, voi fate solo provincia di Torino? Io per il momento sì, come sportello salute al momento sì. Almeno io lo vedo nella mia, non so se qua a Cuneo. No, noi siamo di Arno, adesso noi parliamo di Asti, cioè. Noi l'abbiamo messa su in questo modo qua, perché è stata una scelta del provinciale, che ha deciso di. Perché effettivamente visto che la gente non si presentava, non sapeva che poteva usufruire del riconoscimento di una malattia che aveva contratto lavorando, in particolare i pensionati. I giovani tanto quanto vengono perché magari vanno in infortunio, ma gli anziani, io vedo. Voi vi siete appoggiati, scusa se adesso facciamo un po' un discorso, penso che sia interessante anche per gli altri. Voi vi siete appoggiati anche allo SPI eventualmente, essendo eventualmente. Io sono nello SPI, io ormai sono nello SPI e nello SPI abbiamo individuato 4-5 persone in base a diverse località, cioè adesso Balangero, dove c'è la stazione dell'amianto, fonderie o metalità Fiat, diciamo così, a Torino, Carmagnola, sulla zona lì ci sono io che ero RS2 della Texid. All'inizio eravamo in molti, poi tanti si scoraggiano, questo è inutile nascondere, anche perché non è remunerativo, anzi, potessimo essere già tirato una mattonata. Però sono cose che vanno fatte, soprattutto perché io da quando ho cominciato, adesso a Carmagnola diversi anni che lo faccio, io purtroppo sto facendo molte domande alle vedove dei miei ex colleghi, come dicevo prima. Sì, proprio ultimamente, tra l'altro, abbiamo avuto un caso di un sindacalista di un altro sindacato, un RSU dell'altro sindacato, che si è rivolto a noi
per avere il riconoscimento dell'esposizione amiana, anche perché noi siamo, lavoriamo in, prevalentemente a Carmagnola e Moncalieri, con, non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare, di Laura D'Amico, che è quell'avvocato che ha già avuto ottenute molte è convenzionata. Sì, è convenzionata, ma anche un po' osteggiata, perché probabilmente nel discorso di prima lei non tende a monetizzare, cioè monetizzare, ma non bisogna far monetizzare gli altri. È una che va giù, come si dice, da queste parti. Allora, noi appunto ci appoggiamo grazie a questa persona e funziona così. Una volta fatta la domanda va al nostro medico legale. Il nostro medico legale consulta del caso, il medico legale della provincia, l'Inca di Torino, via Pedroni. Ed è un ex medico espresso, come presumo il signore medico che ha visto. Loro valutano questa cosa e in base alla sua valutazione invia la pratica a linea. Linea, come dicevamo prima, al primo colpo ti dice che non c'è l'asso causale. Voglio spiegare a uno che ha lavorato 30 anni in fonderia che non c'è l'asso causale, però capita anche questo. E quando viene per la prima, in prima istanza rimandato, il nostro medico fa l'impugnazione. In Puglia va in una collegiale, la collegiale sono tre medici, il nostro e due dell'INAIL. Ovviamente il nostro è quasi sempre in minoranza, e allora non si accetta l'esito dell'INAIL e si passa all'azione giudiziaria legale. La ricorso legale. Io, come mi ero scritto alcune cosette qua, quello che ho notato, che ad esempio qui sulle malattie professionali una pecca c'è, anche come sindacato regionale e provinciale si è fatto un accordo con la FIMMG, il sindacato dei medici, dove i medici di famiglia, dove perché sono loro quelli che in teoria, quando si presentano determinate patologie, dovrebbero segnalare: guarda che questo signore ha asma bronchiale, ha un tumore, perché è stato esposto. Io di medici di famiglia, tranne quando gli dai 60 euro qualcuno che ti faccia la malattia professionale, non te la fa. Sì, adesso l'unici che ho visto nonostante sia obbligatorio, cioè, non te lo fanno perché presumo è un rompimento di scatola, perché poi devi andare a testimoniare, devi andare a dire tizio, non sei retribuito, quindi nessuno, come si dice, neanche più il cane muove la coda gratuitamente. L'unico ospedale, e solo un ospedale che ho visto, che fa questo genere di fila e la rispetta perfettamente, io ho notato, infatti mi sono arrivati diversi, in particolare a Moncalieri, l'ospedale San Luigi di Orbassano, dove ci sono le malattie pneumologiche, dove lì è pieno di, purtroppo tanti ex lavoratori sono finiti lì perché chi viene spostato il polmone, chi ha efisemi, eccetera. Questi fanno la denuncia INAIL, che comunque resta fine a se stessa, perché poi la denuncia viene fatta anche alla Procura della Repubblica, rimane lì. Poi se tu non vai tramite un patronato o altre cose, sì, ha un iter, ma non archiviano. Tendenzialmente sì, è archiviato. Purtroppo è un neo, che secondo me bisogna anche cercare di anche noi. Valutare, trovare un sistema con che i medici sì, sono già obbligati, ma che lo facciano. Invece sì, ti mettono il loro manifestino nell'ambulatorio, poi se devi fare qualcosa ti devi muovere tu, cioè, loro sono lì per quello, ma non sempre, perché probabilmente anche perché burocraticamente e economicamente non è allettante, però non lo fanno. Se fa legge,
Come dicevo, nella nostra attività, e purtroppo ho anche avuto a che fare certo una sorta di cosa personale, io ho avuto dei, tra virgolette, assistiti, che ha cominciato la pratica con me e io ho finito con la moglie e con i parenti, e ti girano quando non gli viene a raccontare, anche perché nessuno viene a raccontarti delle balle quando sta morendo, è inutile che. Poi per altre cose, io ho visto, purtroppo ho visto una faccio, c'è stato un caso che conosco benissimo, dove è stata fatta la malattia professionale, c'è stato un decesso, questo può capitare, dico a tutti quelli che vorranno fare la malattia professionale, prima del funerale c'è stato il sequestro della salma. Sequestro della salma perché è stato portato dall'istituto di igiene, eccetera, per l'autopsia. I familiari non possono fare nulla, sono obbligati ad accettare. Fatta l'autopsia, dopo 60, 70 giorni, 80 giorni, arriva l'esito, dove c'è scritto che nelle cellule del tumorale sono state trovate tracce di amianto, di fibre di amianto. Conclusione del medico dello Spresal: il signore fumava. Capitato quello, quindi bisogna essere. Però io trovo che, siccome quella persona la conoscevo molto bene, fumava abbastanza poco, ma veramente, non perché, ma facevo un lavoro schifoso, era un manutentore e tutte le zone più schifose erano le sue, perché poi quando lavoro con i piatti aerodinamici o con forni fusori, eccetera, eccetera, sei sempre a contatto con sostanze, con calore, microclima e ti becchi. Trovo anche una cosa un po' oltre al discorso dei medici, bisogna anche fare una piccola rimprovero ai lavoratori, il fatto che loro, i lavoratori danno intanto per scontato che c'è il sindacato che deve provvedere a tutto, ma non è così. Infatti devono anche pensare che quando tu vai a fare una domanda a questa persona la firmi, quindi sei tu in prima persona, ma non mi avete dato, io non ti ho dato niente, io ti ho aiutato a fare queste cose, quindi anche perché la cultura ormai è questa, no? di cercare di dare meno informazioni possibili per poi giustarsi i personaggi. Appunto, io penso che quello che trovo che hanno di brutto rispetto ad esempio ai lavoratori degli anni 70, ovviamente non c'è più la voglia di coalizzarsi, non c'è più una coscienza tra virgolette di classe, e allo stesso tempo l'individualismo, cioè io so di gente che non si è messa in mutua perché il capo gli aveva promesso un aumento, l'altro che si è fatto male è andato a casa e ha detto stavo scendendo le scale di casa, per quattro altri che si sono fatti male in azienda, hanno voluto finire la produzione, quindi hanno fatto il loro dovere, sono andati al di fuori dell'orario di lavoro, al pronto soccorso di lei non le ha riconosciuto neanche l'infortunio perché si sono comportati, perché dovevano andare prima nella sala medica aziendale. Esattamente, quindi se vi fate male sul lavoro, avete problemi, andate dal medico dell'azienda, piuttosto pretendete che vi portino al pronto soccorso, dite se non mi porti tu vado io e dico che non mi ci hai portato. Bisogna avere anche un po' di quello che manca adesso. Adesso purtroppo tutti i giovani, in particolare i giovani, e adesso sono tutti ricattabili, lo vedo anche a livello dei miei
ragazzi, da una parola in su, non dico che ti dicono lì c'è il posto, lì c'è la porta con la coda fuori di persone. L'ultima, questa mi è rimasta proprio un po' lì, mi sono anche informato, ma non so cosa riuscirò a fare. A una delle figlie ha fatto il corso di prevenzione infortuni online. Cioè tu leggi, non però fatto il piano dell'azienda. Non l'ho fatto, però ti dicono vai sul sito, tale leggi, poi ti pagano 4 ore. Però tu devi fare degli step, rispondere a delle domandine, dei quiz, però gli ho detto ma ti hanno spiegato che tu eri SPP. Chi è il delegato della sicurezza nella tua azienda? Non lo sanno. Ti danno solo una infarinatura generale, in particolare delle cose che interessano. Ma non è conforme. Infatti non lo è. Conforme. Non lo è. E la grande, queste qua capitano nella grande distribuzione. Addirittura c'era un'ultima domanda di qualche settimana fa, una signora per movimenti ripetuti. Lei ha fatto per diversi anni, un anno era dipendente, l'anno dopo era titolare di impresa, sempre nello stesso supermercato. E riescono a infinocchiare le persone e anche coinvolgere in modo tale che se ci sono delle conseguenze loro sono anche corresponsabili. Questo bisogna fare in modo che non avvenga più, però lo so, la fame di lavoro, di cose. Io penso che sia un male che interessa anche le partite IVA, Sicuramente. Le false partite IVA che lavorano in azienda. Le false partite IVA non hanno nessuna tutela. Non possono neanche far denuncia passano per professionisti. Io mi ricordo le prime volte che facevo come RDS, mi sono andato a chiedere, cioè, volevo sapere se in azienda c'è dell'amianto. Non si chiamava ancora la SPP perché non c'era ancora la legge 626, ma era il responsabile della sicurezza. Mi fa, poi mi ha fatto un foglio, fa, comunico che non è presente sotto nessuna forma l'amianto. Allora, io ho chiamato lo Spresa, sono venuti con un medico del CTO di Torino, che è la medicina del lavoro di Torino, che era uno dei ricercatori che era stato anche richiesto in Valle Susa per i tunnel perché c'era presenza amianto e lì, abbiamo visitato tutto lo stabilimento, abbiamo trovato l'amianto sia nelle pavimentazioni dei tubi, non c'era l'Ethernet sull'azienda, ma l'Ethernet se trattato non è un problema, ma c'era la pavimentazione dei tubi che erano sbriciolate. Una guarnizione di un forno apposta per il rinvenimento delle teste cilindro che era talmente consumato che era polverizzata, e quello era polvere d'amianto, e nello spray, nella saletta riposo operai c'erano le panchine contro l'Ethernet che avevano scalfito la parete. Ottimo. E lì si liberavano le fibre, però non c'era, in azienda non c'era amianto. e comunque si è fatta la sanzione, però tanto, e poi dopo hanno cominciato a smantellare le aree diciamo così proprio a rischio, a rifoderare tutto. Poi finito questo, forse anche perché nel frattempo hanno fatto in modo che determinati personaggi venissero meno, cercando anche di, anche perché fa il suo dovere, cerca di, siamo arrivati a pagare la birra e un hot dog prima delle elezioni sindacali a alcuni. Sono state fatte anche queste cosette qua. Addirittura poi è arrivato un forno che è stato smontato da Rese ed è stato montato a Carmagnola, un forno che a guardarlo trasudava l'amianto, si vedeva perché c'era la mattoni refrattari con tutta la porcheria, tant'è che prima di portarlo via, dopo che abbiamo sollevato il problema, è stato completamente impacchettato come quando portano via l'Ethernet dai dentetti per isolarlo completamente. Quindi noi comunque per diversi anni, visto che l'hanno messo in funzione, abbiamo ancora avuto l'amianto in azienda ed eravamo ben oltre il 1990.
Quello che posso dire è che comunque non c'è niente di meglio, non me la permetto, poi sono scemo, mia moglie non c'è niente di più bello di vedere riconosciuta una malattia professionale o un parente per una persona che ha lasciato la salute, la vita per il lavoro, e che anche perché quando viene a mancare quella persona, quella famiglia manca poi di tutto, perché manca, sì, fai la reversibilità, ma si può, se c'è la malattia professionale c'è anche la reversibilità in parte della malattia professionale, per cui c'è anche un tenore di vita più decoroso. Solitamente la maggior parte delle mogli degli operai erano casalinghe, sono casalinghe, quelle che conoscevo io, che vedo io. Se avessero fatto solo con il 50% della pensione IMSS, non sarebbero con le spese che abbiamo ora come ora, non avrebbero neanche più potuto campare. Quindi sono contento che ci siano queste riunioni, sarebbe stato meglio ci fosse stata più popolazione, più che perché vedo che tanti sono addetti ai lavori, ecco. Quello che dobbiamo cercare di fare è dare più informazione e cercare di coinvolgere sempre più persone, in particolare i giovani. I giovani, io lo vedo anche con i miei figli, sì, dici guarda che cosa fa male, guarda quella cosa non la devi fare, la retroresina devi stare attento, a saldare, non stare lì ad annullare, farti fare la mascherina, ma sì, ma là, vabbè. A 20 anni, 25 non ci pensi, ma a 45, 50 quando inizi a avere i problemi, chissà perché, a 60 se ci arrivi capisci che cosa è stato. E questo sarebbe meglio che avvenisse sempre meno, anche se purtroppo da ultime statistiche fatte il picco delle malattie dovute in particolare al mesotelioma, delle malattie d'amianto sarà nel 2020, quindi adesso siamo ancora in fase di salita, e avremo un bel po' di infatti io ho cominciato, facevo una, due domande al mese, adesso a volte ne faccio due al giorno e faccio due giorni a settimana, non mesoteliomi, le varie patologie. Ovviamente c'è anche, ecco, una cosa che bisogna distinguere delle patologie, delle malattie quando si è in pensione, malattie professionali, certe malattie purtroppo hanno una chi ha problemi tipo tumori può rivalersi tutta la vita, chi invece ha tipo malattie da movimenti ripetuti, ipoacusia, così via, ha solo un determinato periodo dopo aver lasciato l'ambiente di lavoro, solitamente sono 4 anni. Certe malattie ancora meno, esposizione a determinate sostanze sono solo 18 mesi. Allora, questo è quanto riportato sulle tabelle INAIL, che queste qua si possono scaricare, io le ho portate, intanto sono per tutti, si possono scaricare tranquillamente dal sito dell'INAIL dove ci sono le cose. Prendiamo uno a caso. 3 anni e 150 giorni. Da quando hai lasciato. C'è un modo per chi non ha fatto, che non inghippo, ma è in certi casi viene utilizzato, che chi non è stato a conoscenza del fatto che deve rivalersi, questa cosa fa una dichiarazione dove ha saputo da mezzi di informazione o da conoscenti che magari erano di fronte, che l'attività a cui era esposto lui o addirittura il congiunto, che poi è venuto meno, poteva essere riconducibile, potrebbe essere riconducibile all'attività svolta. In base a questo si può dare, l'amico invece quando cominciamo le cause in particolare con i lavoratori che sono ancora in vita, fa subito fare una lettera quando si partirà poi per il discorso di richiesta di danno biologico, che adesso si chiama danno differenziale, una lettera interruttiva per evitare la prescrizione per almeno 10 anni, perché se no tante persone arrivano fino a un certo punto, cioè, siccome la magistratura è sempre molto
molto molto veloce e capita anche che tante cose vengono archiviate. Un'altra, due cose. Voi qui ad Alba siete sotto la procura di Asti. Allora, io ho fatto, ho avuto dei casi di lavoratori di due aree, di Torino e Alba, Asti, no Asti, Alba, Cuneo, Saluzzo, così, che vengono però, siccome l'azienda era e situata a Carmagnola, fa fede il foro di Asti. Allora, il 100% delle domande di malattia professionale, richieste di indennizzo, eccetera, eccetera, a Asti vengono, c'è la linea vogliono archiviare, in prima istanza vengono archiviate. Tant'è che due gravi malattie professionali con decesso che abbiamo avuto, sempre tramite il nostro avvocato, c'è stata l'impugnazione, è subentrata la Procura della Repubblica di Torino che ha visionato la tutte le carte, tutta la prana, e ha rilevato delle anomalie e ha richiesto la riapertura delle cose. Se queste due daranno questo esito, tutte quelle che ci hanno archiviato prima ripartono. Ed è una cosa anche, qui lo dico e qui lo annego, come si dice, guarda caso ad archiviare è solo sempre ed esclusivamente un unico procuratore. Non sappiamo perché. Ma di che massonica, eh? Sulle lettere di licenziamento. Per quello che sia per questo momento sia per licenziamento dell'azienda, mettiamo una clausola che non ci si è esatto. Aspetti, vedi, quale valore è più di tanto. Almeno a me ho sempre detto che lasciamo il tempo che trovano quando ci sono determinate situazioni. No, a volte voglio fare anche tombale, no? Sì, ma poi non lo può fare comunque un licenziamento, nullo, si può fare un diritto del lavoro, qualsiasi rinuncia, transazione, è valida solo se la fai o davanti al giudice o davanti a un conciliatore sindacale. Poi molte volte succede diciamo che adesso funziona così un po' il sistema di risarcimento per quanto riguarda l'inciso delle malattie, che sono dette tabellate, cioè lì praticamente il nesso di causalità tra lavoro e malattia viene riconosciuto come automatico. Ciò non toglie, e questo naturalmente poi c'è la difficoltà di trovare medici, tecnici che lo testimoniano, questa è la vera difficoltà, però ciò non toglie che se tu riesci a dimostrare che una determinata malattia è correlata con un determinato tipo di lavorazione, il risarcimento puoi chiederlo comunque. È difficile nella pratica fare questa roba qui, perché purtroppo ad oggi, cioè perlomeno quello che capita a me, è molto difficile trovare medici, tecnici che te lo certificano, esatto, che avvallano nuovi tipi di... nei periti, che sono già dei periti di tribunale, dove se ti va bene, ma sono sempre certo, io so che vengono cercati e ovviamente li paghi perché viene poi trascritto e riportato in magistratura. Posso fare un inciso su quello? Quindi non so come organizzarsi, penso perché dovremmo quasi scendere per andare a mangiare. No. Sentiamo tutti e poi andiamo. Sì, magari io ho concluso, grazie. No, volevo solo fare un inciso.